intanto se maestri della macrobiotica sono stati giapponesi, non è affatto una dieta giapponese, anche se adesso è molto di moda il sushi e lo mangiano più le persone qualunque di me stesso, ma è semplicemente l'attrattiva verso un'altra cultura che ti fa un pochino più spaziare, ampio, no? Perché il cibo produce anche la mentalità. La macrobiotica, comunque per rispondere alla sua domanda rispetto ai giapponesi, col vegan, eccetera, i giapponesi imitano l'Occidente ancora di più di quanto l'Occidente imiti il Giappone e quindi sono ansiosi di mangiare gelati, spaghetti al pomodoro, pizza, che oramai è mondiale, in soli 100 anni dalla sola Napoli si è espansa in tutto il pianeta. Questo non vuol dire che una dieta è meglio dell'altra e così via, anzi che è bellissimo che integriamo con varie cucine etniche di varia natura, perché si diventa diversi a seconda di quel che si mangia, e non solo sul piano della salute, persino sul piano della psiche, del comportamento e della personalità, ma che è importante, la cosa importante è che tutti abbiamo bisogno di ritornare a una dieta vegetale integrale, quello sì. Più c'è cibi animali e cibi raffinati e più c'è problemi di salute, compresi i problemi di salute mentale, oso dire, e i problemi quindi sociali che ci sono. Le persone che fanno guai nel pianeta sono le persone che mangiano peggio, dal presidente di una certa nazione al criminale che uccide senza motivo in giro per le strade. Se comigenismo intende uno stile di vita, ce ne sono tantissime. Una molto importante è stimolare i meridiani del corpo, strofinando. Intanto lo sport va bene l'attività fisica, meglio ancora se lavorando, cioè non fine a se stessa. Andare a camminare su un tapis roulant non è il massimo dell'attività naturale, ma comunque camminare va bene. Però per esempio strofinarsi, in questo i giapponesi sono maestri, strofinarsi con un cencio ruvido, con acqua calda, con molta insistenza, mani e piedi, proprio da farli venire rossi. E prima di andare a letto si va a letto con i piedi caldi, cosa meravigliosa, le donne lo apprezzano tantissimo. E poi anche massaggi da soli, doin, shiatsu, che è massaggio fatto da un terapista apposito, varie attività fisiche, scelte di vita come non cenare tardi per dar modo al corpo di digerire da svegli e non da addormentati. Ci sono varie regole igieniche, ci sono tutta una serie di applicazioni esterne, impacchi sul corpo e così via.